Sindaco, buon pomeriggio, buon sabato a chi ci ascolta e buon sabato anche a lei. Buon sabato a tutti e buon sabato anche a GoldWeb. Allora, Sindaco, reduci, o meglio, reduce dalla conferenza del Presidente De Luca perché i casi sono diventati 13 in Campania. Quanti ce ne sono a Caserta? Sono confermati quelli che conoscevamo o ce n'è qualcuno in più? Beh, allora diamo un po' di notizie ai casertani che in questo momento naturalmente sono tutti, diciamo, ansiosi di sapere e di conoscere. Stamattina intanto si è riunito presto, come tutti sapete, faccio parte della task force della Regione Campania insieme a tutti i direttori generali delle ASL, alla Protezione Civile, al Polo, alla struttura sanitaria della Regione. Io rappresento i 550 sindaci della Campania per decidere e fare delle scelte strategiche che siano all'unisono conformi su tutta la Campania, in modo tale da evitare fughi in avanti o al contrario iniziative deboli sui territori. Rispetto a questo, il dato di stamattina è 13 casi in Campania, 3 ricoverati al Cotugno, 10 sono in quarantena a casa, tutti e 13 stanno bene, quindi diciamo a Caserta abbiamo sempre un solo caso, la ragazza è ricoverata al Cotugno e sta bene, e i genitori sono in quarantena. Su questo ci tengo a dirlo, ho avuto più occasione di rappresentarlo, grande senso di responsabilità di questa ragazza, grande senso di responsabilità della sua famiglia. Quindi Hanno un caso e non due perché avevamo letto da qualche parte che erano due in Caserta, provincia di adesso Caserta. no, Caserta Caserta città, città. in provincia sono due. Abbiamo un altro caso a Mondragone. Quindi stavo prima completando, però Sì. prima completiamo, sennò senso di responsabilità perché voglio, c'è un tema di responsabilità su cui dobbiamo lavorare. Senso di responsabilità della ragazza, della famiglia. Se oggi a Caserta città abbiamo un solo caso, è perché la ragazza è stata di un'attenzione unica, è andata subito al Cotugno, si è messa in quarantena, non ha incontrato nessuno, i familiari subito si sono chiusi in casa, quindi attenzione massima. E cosa invece che non è accaduto su Napoli, perché l'avvocato che nonostante avesse contratto il coronavirus ha continuato a fare attività professionale, ha continuato ad andare in tribunale. Oggi abbiamo tante persone che sono positive al coronavirus proprio perché hanno avuto contatti con l'avvocato. Quindi il senso di responsabilità Questo è l'avete forte. appurato, insomma, perché noi Assolutamente. non L'ha conosciamo la appurato. vicenda. Io quello che dico io adesso è dati della task force della Ok. Regione Campania, quindi non do dati personali per sentito Non dire, sono ma contestabili, non insomma. sono contestabili. E poi è un dato che ha dato anche De Luca in sede di conferenza stampa. Secondo elemento, come bene diceva lei, c'è un secondo caso in provincia di Caserta, che è a Mondragone. Anche questo, come quello di Caserta, città non è direttamente del territorio, cioè sono persone, la ragazza di Caserta veniva da Milano, questo signore che l'ha contratto a Mondragone veniva da Rimini, sostanzialmente quindi non sono focolai del territorio, ma sono invece persone che vengono da dove invece ci sono focolai di coronavirus. Era accompagnato da altre persone, in questo momento l'ASL sta facendo un lavoro, parlo naturalmente della persona che ha il coronavirus di Mondragone. L'ASL sta facendo tutte le verifiche, tutte le interviste alle persone che hanno avuto contatto con lui e nelle prossime ore deciderà di mettere in quarantena una serie di altre persone che hanno avuto contatto con lui o direttamente o indirettamente. Quindi aspettiamo i provvedimenti, non sappiamo se ci possono essere anche persone casertane di Caserta che hanno avuto contatto con lui. Anche se avranno avuto contatto con questa persona di Mondragone, anche loro faranno il tampone faringeo, dopodiché verranno messi anche loro in quarantena, e cioè per 14 giorni non potranno muoversi da casa. Lunedì scuole aperte, sindaco. Lunedì scuola Lunedì 2 aperta. marzo. Allora, lunedì diamo una notizia, così diciamo, Pote è contento, diciamo, se no dice ma le notizie col web quanto le dà. Le scuole sono aperte, disinfezione totale sia delle scuole di competenza comunale sia di competenza provinciale. Sulle provinciale la disinfezione l'ha fatta l'ASL, su quelle comunali l'abbiamo fatto noi come comune di Caserta. Due scuole saranno invece chiuse ancora. Il liceo classico Giannone, sia la sede principale a Corso Giannone, sia la succursale nell'area Saint-Gobain, denominata ex Saint-Gobain, e il liceo artistico, quello diciamo nell'area Saint-Gobain. Non sono riusciti a completare la disinfezione, i due dirigenti scolastici mi hanno chiesto di prorogare per un'altra giornata la mia ordinanza, quindi solo per queste due scuole, Corso Giannone,
e Saint-Gobain, Liceo Classico Giannone, Liceo Artistico, resteranno chiusi un'altra giornata. La ragazza sta bene, perché noi su questo ci dobbiamo preoccupare, è la cosa fondamentale. E poi c'è un altro tema: cosa sta facendo l'amministrazione comunale e cosa stanno facendo le istituzioni sul territorio per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini. Intanto un grazie alla comunità scientifica, grazie alle ASL, all'ASLA, grazie all'azienda ospedaliera, grazie ai tanti medici che stanno in queste ore lavorando in modo forte per dare certezza di salute alla comunità. Grazie al Cotugno, grande centro di alta specializzazione delle malattie infettive della Regione Campania, che sta facendo un lavoro straordinario. C'è un raccordo istituzionale Stato con il Presidente Conte, Regione col Presidente De Luca, i comitati di ordine pubblico, il Prefetto di Caserta sta facendo un lavoro straordinario con le forze dell'ordine, c'è il Comune che sta facendo fortemente la sua parte e avendo me anche nel tavolo della task force che riesce a stare sulle notizie in modo operativo. Il Comune di Caserta andando già e adazionando tutte le attività che si deve fare a garanzia della tutela della salute pubblica dei cittadini, stamattina ha iniziato una disinfezione, ha completato quello delle scuole e oggi ha iniziato la disinfezione di tutti gli edifici pubblici comunali: Palazzo Centrale a Piazza Vanvitelli, la caserma Sacchi, la biblioteca comunale, Sant'Agostino, Cenobio Sant'Agostino, il Belvedere di San Leo, cioè tutte le strutture comunali, c'è la sanificazione. Compreso lo Stadio Pinto, dove stasera si giocherà regolarmente. Dato che oggi pomeriggio alle 18 ci sarà la partita regolare di calcio della Lega Pro, Italia Casertana Cavese, ne approfittiamo per tifare per la Casertana. Certo. Abbiamo provveduto a sanificare stamattina tutti gli spazi, dagli spogliatoi alle tribune, distinti nei luoghi dove ci sarebbe stato adesso, ci sarà tanta gente. Così come abbiamo provveduto a sanificare stanotte le aree dove si svolgono i mercati, prima che si svolgesse il mercato. In più abbiamo proprio stamattina, concordamente col dirigente dell'ambiente, fatto un provvedimento in cui al concessionario dell'ambiente, della raccolta e smaltimento, abbiamo chiesto che per 15 giorni dovrà sanificare la città nei luoghi di assembramento, nelle grandi piazze, nei grandi spazi, nei luoghi dove c'è tanta gente. Quindi vi consigliamo la mattina presto, dalle 4 alle 6 di mattina si svolgerà questa sanificazione, di tenere porte chiuse, finestre chiuse e non tenere all'aperto abiti, perché diciamo, ci sarà per 15 giorni ci sarà un continuo lavoro dell'amministrazione comunale per tenere gli ambienti puliti anche della città, soprattutto nelle aree della Movida, nelle aree delle grandi piazze, nelle aree dove dei grandi beni culturali, dove ci sono le parrocchie, fuori delle parrocchie, quindi tutti gli ambienti nelle grandi aree di frequentazione noi interverremo. Ultimo argomento, ma non per questo più importante degli altri: grande lavoro delle istituzioni, grande lavoro di tutta la rete istituzionale, che con coraggio, con forza, con intelligenza e mettendoci anche cuore e passione nella propria attività sta facendo il suo lavoro. Oggi dobbiamo chiedere uno sforzo anche a noi cittadini dobbiamo essere rigidi nel rispetto delle regole pur minime dell'igiene igienico-sanitaria: le mani, la distanza minima tra gli altri, cioè lavare le mani, tenere il corretto comportamento igienico-sanitario nella quotidianità della vita, cosa che dovremmo già fare, ma dobbiamo aumentare l'attenzione. E poi attenzione, ci sono attività di sciacallaggio, gente che non rispetta le minime regole di igienico-sanitario, c'è chi non sta scaricando rifiuti speciali, sta chi non rispetta la differenziata. Questo è un elemento che crea non igiene. Credo fortemente anche il tema delle deiezioni canine, cioè tutti quei temi che di solito noi combattiamo giornalmente per poter far rispettare le regole. Deiezioni devono essere raccolte dalla bustina, va rispettata la differenziata, non vanno creati cumuli sugli ingombranti. Vedo molti elementi di rifiuti che stanno scaricando impropriamente sul territorio e che noi stiamo in questa fase monitorando molto forte. Arriveremo anche a denunciare le persone in modo anche molto rigido. Va controllato, verificato. Se avete da segnalarci casi particolari, segnalateci. E anche su questo tipo di attività noi saremo rigidissimi, anche arrivando a denunciare penalmente
chi si assume, non si assume responsabilità verso la città. Perché in questo momento, prima di essere responsabili, oltre ad essere responsabili di noi stessi, dobbiamo essere anche responsabili dell'intera comunità. Un'ultima cosa, Sindaco, le voglio chiedere. De Luca qualche giorno fa parlò anche eventualmente di liberare un po' il Codugno dall'analisi dei tamponi, quindi parlava di, anche per Caserta, di un laboratorio che potesse surrogare, almeno per terra di lavoro, il lavoro dell'analisi dei tamponi. A che punto siamo? Se questa cosa si può fare, soprattutto a Caserta, credo a Caserta città. Allora, si può fare, già siamo pronti, la task force già ha operato e non solo, già l'azienda ospedaliera si è preparata a poter realizzare direttamente i tamponi faringei, quindi non ci sarà bisogno di andare al Da Codugno, quando questo sindaco? ma diciamo, ci saranno nelle prossime ore dei provvedimenti regionali che daranno la possibilità già all'azienda ospedaliera di operare, nello specifico senza andare al Codugno. Voglio dire una cosa fondamentale, procedura. Avete dei sintomi influenzali, avete raffreddore, avete tosse, avete dei problemi respiratori, non vi muovete da casa, non andate al pronto soccorso, non andate alla guardia medica, telefonate al vostro medico curante. Vi darà tutte le indicazioni, vi accompagnerà telefonicamente a un percorso per capire se ci possono essere sintomi che si avvicinano al coronavirus, vi farà una scheda informativa, vi ascolterà, scriverà. Dopodiché sarà lui che, qualora si accorgesse che ci sono le condizioni per fare una verifica ulteriore, comunicherà al Dipartimento di Prevenzione e al Dipartimento dell'ASL di Caserta, che controlla specificamente l'aspetto infettivologo, di operare attraverso il 118. Quindi verrà il 118, vi recupererà, vedrà se nel frattempo è partito a Caserta, vi accompagnerà in una pre-triage all'ospedale di Caserta organizzato per evitare contatti con altri e vi faranno il tampone faringeo, dopodiché vi riporterà a casa dove sarete in quarantena volontaria in attesa del risultato del tampone faringeo e qualora ci fossero problemi, noi ci auguriamo non fossero, sarete accompagnati al Codugno. Questa è la procedura, non andate fuori procedura, non andate al pronto soccorso da soli, non andate alla guardia medica da soli, non vi presentate allo studio medico del vostro medico di base, telefonate, telefonate, telefonate e ci sarà una grande azione della comunità scientifica che vi aiuterà a supportarvi e aiutarvi. E qualora avete dubbi, non avviate contatto con altre persone. La responsabilità di quella ragazza di Caserta, portato che a Caserta abbiamo un solo caso, la irresponsabilità di quell'avvocato di Napoli ha portato decine di casi. Oggi siamo a 13 e ci sono, e naturalmente tutto quello che dico è completamente in un divenire continuo perché ogni 3 o 4 ore arrivano risultati nuovi dal Codugno che sta facendo un lavoro straordinario di misurazione del tampone faringeo. Su questo la comunità scientifica campana ha dimostrato, la Campania ha dimostrato di essere serietà sia nella rete istituzionale e sia nella comunità scientifica.